concentriamoci sul solare di calpestio di questa unità. Ora, se ricordate, quindi qui facciamo anche un passo indietro, posso, se necessario, creare un ambiente di confine non climatizzato e terreno, discorso questo che vale un po' per tutti gli ambienti di confine non climatizzati, ove non fosse particolarmente necessario modellare queste parti per fini prettamente grafici, posso creare anche solo ed esclusivamente un ambiente di confine e utilizzarlo appunto come confine, come vediamo adesso. Quindi io ho creato prima il terreno, abbiamo un ambiente di confine, possiamo selezionare il solaio coinvolto da questa condizione e nella sezione confine appunto indicare, proprio obbligare il programma a considerare sulla faccia inferiore di quel solaio questa tipologia di confine. È chiaro che alla conferma sarà il programma stesso ad avvertirci che verranno del tutto annullate alcune proprietà che chiaramente non possono essere disponibili qualora un'entità di questo tipo avesse un confine verso il terreno. Quindi potete guardare qui nella parte a destra delle proprietà come vengano esse stesse a ridursi in presenza di questo confine. È una semplificazione che in qualche modo può soprattutto giungere quando abbiamo non una perfetta conoscenza dello stato dei luoghi e degli esatti confini. Quando invece, soprattutto in una fase di progettazione ex novo, in ogni caso in una fase di riqualificazione, di ristrutturazione, c'è una perfetta conoscenza dei luoghi, dello stato dei luoghi, allora la situazione può essere gestita in modo diverso, in maniera analitica, così come poi le stesse norme tecniche ci consentono appunto di fare. Magari allarghiamo anche un po' il toolbox delle proprietà per avere maggiore spazio. Abbiamo nel caso dei solai la sezione scambi terreno-pavimento. Anche in questo caso una specifica funzione ci consente di gestire le varie condizioni che le norme possono prendere in considerazione. Condizioni che sono elencate tutte in questo menu. Quindi abbiamo le tre condizioni: un pavimento appoggiato sul terreno, quindi con tutte le pareti che fuoriescono, quindi partono dalla linea del terreno. Un pavimento su spazio aerato, immaginiamo un pavimento appoggiato su igloo, quindi per gestirne appunto l'aerazione, e un pavimento interrato, condizione che presuppone che almeno una delle pareti risulti essere anch'essa controterra, oltre al solaio stesso. Sono condizioni che poi prevedono anche input leggermente diversi, quindi ora abbiamo selezionato la prima. Vi invito a notare, io sto utilizzando i pulsanti freccia giù, freccia su della tastiera per muovermi fra le varie opzioni. Come potete vedere davanti ai vostri occhi, le opzioni che caratterizzano ognuno delle tre tipologie di confine o di scambio terreno pavimento cominciano ad essere piuttosto diverse, insomma. Sicuramente quelle che restano costanti sono quelle che riguardano la prima parte in sostanza, quindi perimetro e area, spessore delle pareti perimetrali e ponte termico perimetrale. Vedete, muovendoci cambia tutta la seconda parte di questo taglio. Per cui perimetro ed area. Intanto vi ricordo che nella sezione geometria di queste entità sono valori che in qualche modo esistono, pertanto soprattutto in presenza di condizioni più o meno semplici, quindi ho tutta l'area, tutta la superficie del solaio dell'entità in volume orizzontale selezionata confinante con il terreno, è chiaro che questo è un valore che possiamo prendere immediatamente, considerare buono sin da subito, lo inseriamo giustamente nell'area. Per quanto riguarda il perimetro c'è comunque da fare un piccolo ragionamento. Il perimetro di questo involucro orizzontale che abbiamo selezionato è di 48,2 metri, ma nel perimetro che va considerato negli scambi terreno pavimento è da considerare il solo perimetro disperdente, quindi quei lati che sono rivolti verso l'esterno, quei lati che sono rivolti verso confini freddi, un vano cantina, un vano deposito, un garage, insomma, che in qualche modo possa essere considerato del tutto freddo. Pertanto, se il confine perimetrale è tutto freddo, noi prenderemo
per buono l'intero perimetro che Termus già ci ha calcolato, in questo caso 48,2 metri. Qualora uno dei lati del mio involucro fosse confinante con una parte, ad esempio, climatizzata, a questo punto scomputeremmo da quei 48,2 metri la lunghezza di quel lato. Insomma. Spessore delle pareti perimetrali, insomma. Stiamo progettando, conosciamo lo spessore delle pareti, è chiaro che in presenza di pareti perimetrali e spessore diverso andremo a considerare un valore medio, così come suggerito dallo stesso Inter, da questo suggerimento che appare quando portiamo il cursore del mouse nel campo, per cui questa potrebbe essere appunto la nostra necessità. Abbiamo calcolato il ponte termico, possiamo abbinarlo direttamente qui negli scambi terreno movimento, oppure in alternativa non occuparci di questa cosa e considerare il ponte termico nella fase di calcolo con l'Atlante PT oppure con il Wizard Autoponti. Le condizioni che caratterizzano l'isolamento di bordo e che caratterizzano il pavimento poggiato sotterraneo sono condizioni che tendono a coprire particolari soluzioni progettuali che si utilizzavano in epoca poco recente, insomma, quindi quando si tendeva ad isolare una striscia orizzontale e verticale in presenza di queste condizioni. È chiaro, qualora ci imbattessimo in un edificio risalente a qualche anno fa e per il quale siamo in grado di riuscire in qualche modo ad avere queste informazioni, basterà semplicemente attivare i relative check e fornire le informazioni. Larghezza o altezza, cioè l'altezza in questo caso, visto che si tratta di dimensioni in verticale, della parte di isolamento, lo spessore dell'isolamento e la relativa conduttività. Vi ricordo che fra l'altro abbiamo comunque il pulsante che ci consente di accedere anche alle librerie per poter prelevare una tipologia di materiale isolante. Vediamo cosa caratterizza invece lo spazio errato al netto di ciò di cui abbiamo già parlato. Quindi l'altezza del pavimento dal terreno, quindi il solaio di quanti centimetri sovrasta la linea del terreno, la conduttanza delle pareti dell'intercavetine, visto che in ogni caso l'intercavetine sarà chiusa da delle pareti, la conduttanza del pavimento sul terreno, quindi sarebbe in qualche modo uno strato di appoggio, un magrone, cose di questo tipo, e la superficie di areazione per unità di perimetro. Insomma, uno spazio aerato nel quale facciamo circolare aria presenta comunque delle piccole forature e andremo a fare il rapporto fra la superficie, la somma delle superfici di queste forature per il perimetro del pavimento su spazio aerato. Ed infine pavimento interrato, in questo caso si aggiungono solo due campi, il dislivello pavimento terreno, quindi vi ricordo un dislivello medio ponderato qualora ci trovassimo di fronte a un pavimento interrato con pareti non tutte alla stessa altezza verso il terreno e ovviamente la conduttanza della parete che potremo prelevare dalla libreria progetto, visto che abbiamo definito anche la struttura, la stratigrafia di quella parete per eseguire la modellazione. In ogni caso, al netto di tutto quello che abbiamo puntualmente elencato, vi ricordo che particolarmente utile è sicuramente l'help a corredo del programma, all'interno del quale, qualora non ci fossero chiare tutte le condizioni che poi caratterizzano un singolo scambio terreno-pavimento, sono riportati anche i grafici con le varie indicazioni, insomma. Ora noi ci siamo posti, abbiamo aperto l'help con il terzo degli elementi delle tipologie di scambio terreno pavimento, quindi risalendo l'help al contrario troveremo molto il pavimento interrato, il pavimento su spazio aerato con tutte le varie indicazioni, così come anche il pavimento, quindi le indicazioni per l'isolamento di bordo che caratterizzano invece il pavimento poggiato su terreno, insomma.